Billy Levinson with CNN News. Tonight we'll be discussing two controversial issues. The first one is corrupted healthcare, which will be discussed by Salvatore Esposito, and the second one is religion troubles in Norway, which will be discussed by Riccardo Falchiola. Appalti col trucco e mazzette sulle forniture ospedaliere scattano le manette alla ASL di Brindisi a carico di 5 funzionari dell'azienda sanitaria locale e 17 imprenditori. Secondo la procura sarebbero almeno 19 le gare truccate per un valore complessivo di 23 milioni di euro rispetto a circa 60 bandi passati sotto la lente di ingrandimento della magistratura inquirente negli anni dal 2006 al 2012. Irregolarità a fronte delle quali sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare disposte dal Tribunale dopo la richiesta dei PM. 23 in tutto i destinatari della misura. Uno di loro però è morto nel corso delle indagini. Dei 22 arrestati, 11 sono stati portati in carcere, tra cui ricordiamo Vincenzo Corso, ingegnere capo dell'area tecnica dell'ASL di Brindisi, e Giovanni Borromeo, consigliere d'amministrazione della società partecipata alla provincia di Brindisi. Gli altri sono stati posti ai domiciliari, fra loro c'è anche il consigliere comunale Antonio Ferrari, ex UDC, oggi capogruppo del Centro Democratico. Sono 133 indagati. Associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico e falso in atto pubblico, queste le accuse. Fra i personaggi colpiti dal blitz eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza ci sono anche i 7 tecnici e imprenditori a quali nei giorni scorsi è stato recapitato un avviso di garanzia per concussione per induzione e richieste di denaro non giustificate dall'appalto per la fornitura di 4 TAC in altrettanti ospedali della provincia di Brindisi. La società Toshiba Medical System, fornitrice di 4 TAC destinate ad altrettanti ospedali brindisini, ha in sostanza denunciato di aver ricevuto pressioni perché fossero nominati un architetto con funzione di direttore dei lavori e un ingegnere nel ruolo di coordinatore per la sicurezza. Salvatore Esposito, linea allo studio, buonasera. Buonasera e bentrovati dalla bella ma fredda città di Oslo. Io sono Riccardo Falchiola e oggi parlerò di un caso che sta avendo molte discussioni in Norvegia in questi giorni. Una nota conduttrice di un'emittente norvegese NKR, Kristin Seilman, ha indossato un piccolo crocifisso durante la conduzione di un telegiornale e ciò ha scatenato la ribellione della comunità islamica, che si è sentita offesa poiché questa croce non offenderebbe l'Islam e non rappresenterebbe una parità religiosa. Nel frattempo Kristin Seilman è stata licenziata dal lavoro e si sta chiedendo ora in Norvegia se questo caso potrà avere altre ripercussioni e cosa porterà. Questo non è l'unico caso, infatti ce ne sono stati molti in precedenza, alcuni un caso che si è risolto recentemente dopo una grande battaglia legale. È stato un piacere parlarvi, da Riccardo Falchiola è tutto. In conclusion, if you're interested in the issues we talked about and want some more information, go to our page on Facebook or our website cnn.com and like our page on Facebook or on Twitter. Thank you, have a good night.